Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta noix. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono per la torta farina, latte, olio di semi di arachidi, zucchero semolato, uova, lievito, vanillina e scorza di limone. Per la crema, latte, zucchero semolato, uova, farina e una fiala di aroma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando per prima la crema che si dovrà raffreddare. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo il latte, l'essenza di vanillina, la farina e l'uovo. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 8 minuti 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta. Trasferiamo in una ciotola capiente e lasciamola raffreddare. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, passiamo a preparare la base. Versiamo lo zucchero, la scorza del limone. Chiudiamo con il coperchio il misurino. Facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo la farina. Vanillina. Il lievito. Le uova. L'olio e il latte. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 6. Nel frattempo preriscaldiamo il forno in modalità statica a 160 gradi e procuriamoci una teglia del diametro di 24 centimetri con apertura a cerniera, rivestite il fondo con carta da forno e ungete i bordi con lo staccante per teglie. Azioniamo il bimby a velocità 6. Il composto è pronto, trasferiamolo nello stampo a cerniera. A questo punto prendiamo la crema. Distribuiamo a cucchiaiate la crema sull'impasto. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40-45 minuti circa.
La torta noir è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta noir, grazie e alla prossima ricetta!